Open Day all'Istituto di Istruzione Superiore Matteo Ricci di Macerata. Oggi gli studenti che quest'anno termineranno la scuola media potranno visitare il complesso scolastico, incontrare professori e colleghi più grandi in vista della scelta del loro futuro scolastico. Alla professoressa Riccardi chiediamo qual è la vostra offerta formativa. Allora, domanda facile e nello stesso tempo con una risposta molto articolata, perché questa scuola ha 3 indirizzi molto diversi tra loro per 5 possibilità. Mi spiego meglio, qui ci sono 2 licei che fanno capo al liceo delle scienze umane e poi c'è l'economico sociale. In realtà si tratta di 2 licei che, pur avendo la stessa titolazione, hanno poi 2 realtà molto diverse. Il primo, quello delle scienze umane, è quello classico, è il vecchio socio-psicopedagogico, ancora prima l'istituto magistrale, quindi prepara verso quello che è il mondo dell'infanzia, della scuola, dell'educazione in generale, e comunque è un indirizzo molto umanistico. L'altro invece, l'economico-sociale, guarda l'attualità, quindi è il liceo più moderno nato dalla riforma, la cosiddetta riforma Gelmini. È diversissimo dagli altri licei ormai storici, perché questo intanto ha diritto ed economia come materia principale, e il diritto e l'economia sono seguiti dal primo al quinto. Questo è il secondo anno che abbiamo l'esame di Stato in questo tipo di indirizzo, e la materia che esce come seconda materia è appunto diritto ed economia. Per intenderci, non è l'economia aziendale, non è l'economia del tecnico, ma è l'economia politica. Quindi i ragazzi si occupano di conoscere le macro realtà, dalla globalizzazione all'invecchiamento, con i costi e i benefici che questi hanno. Ed ecco perché all'economia si legano le scienze umane, più precisamente la sociologia, con tutti gli aspetti, diciamo, anche quantitativi e qualitativi, si lega l'antropologia come studio etnico delle realtà multiculturali che viviamo, si lega la ricerca appunto metodologica. Quindi siamo di fronte a un liceo molto diverso che non ha latino, per esempio, è l'unico liceo che non ha latino, una particolarità, ma ha una seconda lingua comunitaria. Perché? Perché guarda all'Europa. Pensate che in Europa questo tipo di liceo già da 30 anni, da noi è arrivato molto tardi, ma è il liceo che guarda le istituzioni europee. I nostri ragazzi sono stati poco prima dei tragici avvenimenti di Parigi, a Bruxelles, a una sessione del Parlamento europeo. Quindi è un liceo che pubblicizziamo volentieri perché è quello che si conosce meno, e questi sono i licei. Poi abbiamo 2 tecnici, il primo è tecnologico, quindi di ambito scientifico, chimica, materiali e biotecnologie, che ha 2 articolazioni al suo interno. La prima delle biotecnologie sanitarie, quindi la cura della persona, per banalizzare diremo che prepara gli analisti di laboratorio, ma stiamo banalizzando. L'altra possibilità è quella delle biotecnologie ambientali, che curano invece l'ambiente. Il settore sanitario da noi è storico, l'IDAS, prima ancora ITF, aveva questo settore da 30 anni. Invece le biotecnologie ambientali sono anche queste una novità, che sarà il futuro. Perché? Perché bisogna prevenire e curare l'ambiente. Questi ragazzi si occupano, per esempio, della cura del suolo, della cura dell'aria, della cura dell'acqua, del riciclo dei rifiuti, delle energie alternative. Quindi una realtà completamente nuova. Entrambi però gli indirizzi sono di ambito scientifico. L'ultimo indirizzo, quindi la quinta possibilità, è invece economica. Si tratta di turismo, e qui la base è quella aziendale, la stessa che c'è a ragioneria, per capirci, ma qui prepariamo i periti in turismo, cioè coloro che nel futuro dovranno pubblicizzare, fare marketing sul territorio, quindi fare pacchetti turistici da offrire non solo in Italia ma all'estero. Questo spiega perché ci sono 3 lingue da studiare nel corso dei 5 anni. Si inizia il primo anno con le prime 2 lingue, una è l'inglese, l'altra può essere il francese o il tedesco, in terzo si aggiunge una terza lingua. E questi ragazzi alla fine dei 5 anni dovranno avere delle conoscenze di B2, quindi alte per quanto riguarda le prime 2 lingue, medie, B1, per quanto riguarda la terza. Come vede, un parterre abbastanza vasto. Infinite possibilità. Esatto. E
quello che abbiamo scritto sul nostro Deprian, perché è un mondo di possibilità e il fatto che sia un mondo colorato è proprio perché è variegato. La possibilità di questo istituto, che per certi versi sembra schizofrenico proprio perché ha cose molto diverse, è invece la nostra forza. Siamo con la professoressa Galassi, docente di tedesco all'indirizzo turismo. Professoressa, quali sono i progetti in corso e quelli che sono stati realizzati in passato? Allora, le attività che facciamo nell'ambito del turismo è la ricerca del collegamento fra le varie discipline, il territorio e la conoscenza anche dell'aspetto europeo e delle lingue straniere. Nelle classi prime partiamo da Macerata, i ragazzi fanno una caccia al tesoro e conoscono in questo modo in maniera concreta la città. E nelle classi terze, ad esempio, facciamo un altro progetto di collegamento con l'azienda. I ragazzi visitano un'azienda, quest'anno collaboriamo con la Badia di Fiastra, con l'impresa La Meridiana, e realizzano per questa impresa un prodotto innovativo per il mercato europeo. Poi fanno una pubblicità in lingua, quindi è un'attività che collega le lingue straniere e l'economia. E scambi con l'estero, la nostra scuola cura lo scambio con le scuole delle città gemellate di Macerata, che sono in Francia Sire-Moulineau e in Germania Weiden, e i ragazzi partecipano, ospitano i ragazzi tedeschi e poi vanno in Germania quest'anno e l'anno prossimo in Francia. E soggiorni all'estero, certificazioni linguistiche. E abbiamo avuto il premio Label per le lingue straniere, e l'anno scorso abbiamo vinto il primo premio con il progetto con l'Università L'Umanesimo che innova, e le ragazze hanno realizzato la progettazione di un'app che quest'anno realizzeremo insieme al Cantalamessa di Macerata e l'Istituto Industriale di Recanati. Quindi sono tante attività finalizzate ad imparare le lingue straniere in maniera concreta e in collegamento con le altre discipline. Quindi l'economia, la storia dell'arte, la geografia e le lingue al centro della formazione. Siamo con Sara, lettrice, madrelingua tedesca e assistente di lingua. Sara, puoi spiegarci quali attività svolge all'interno dell'istituto e in quale indirizzo? Allora, io faccio lezioni nell'indirizzo turismo. E faccio una lezione alla settimana in ogni classe. Oltre a ciò ho anche lezioni presso un'altra scuola. E qui facciamo soprattutto giochi, attività interattive, canzoni, aiuto con la pronuncia, quindi un po' di tutto. Siamo nel laboratorio di microbiologia con Giorgia e Nicolas. E ragazzi, che ci mostrate? Le estrazioni del DNA dalle cellule mucosa boccale. Adesso ve lo spiegherò facendolo fare al mio amico. Allora, palettina. In questo momento il mio amico lo sta passando questa palettina all'interno della bocca, nella parte delle guance, in modo da prendere bene tutte le cellule. Ok, adesso sciacquerà con l'acqua. E sputerà, insomma, nel bicchierino. A questo punto prendiamo... prendi tu. La nostra provetta e mettiamo, insomma, le nostre cellule in questa provetta, insomma. Ok, a questo punto aggiungiamo la soluzione salina, che è composta da sapone per i piatti, sale da cucina e acqua, semplicissima da fare, io questo esperimento l'ho fatto anche a casa, quindi portateli tutti. Allora, in questo modo le nostre cellule, diciamo, faranno fuoriuscire il DNA, in quanto questa soluzione salina rompe le membrane, però il nostro DNA è incolore, quindi dobbiamo metterlo in evidenza attraverso l'alcol denaturato ghiacciato. Ok, aspettiamo un attimo che si addensa, insomma, e qui in questa nuvoletta di bollicine verrà fuori il nostro filamento. Aspettiamo un attimo che si addensa. E comunque il risultato finale è questo. Questa nuvoletta, non so se si vede, è il mio DNA che l'ho estratto prima. E questo è il filamento, insomma.
Siamo nel laboratorio di chimica con Lorenzo, che adesso ci spiegherà le attività che svolgono i ragazzi all'interno di questo laboratorio. Sì, allora, questo è il laboratorio di chimica, dove dal terzo in poi le varie classi di indirizzi chimici di questa scuola vengono a fare le proprie prove e le proprie esperienze. E diciamo che qui abbiamo due diverse prove. Abbiamo una distillazione e un'estrazione Soxhlet, che i miei compagni ora vi spiegheranno. Questa sera abbiamo montato un apparecchio di distillazione, il cui principio è quello di distillare il vino per ottenere il Mistra. Il processo è semplice, ossia facendo riscaldare il vino che è contenuto all'interno di questo pallone, raggiunge la temperatura dei 70-80 gradi e diventa vapore. Il vapore, passando nel tubo refrigerante, viene fatto condensare fino a tornare ad essere liquido. E il liquido finale sarà alcol puro al 36%. Invece tu, Edoardo, cosa stai facendo? Buonasera, qui abbiamo preparato un apparecchio di distillazione in Soxhlet, perché prende il nome appunto dall'apparato. A differenza della distillazione, qui abbiamo un palloncino riempito di etanolo, cioè di alcol etilico. L'alcol etilico viene fatto evaporare fino a raggiungere, tramite questo condotto, questa camera di refrigerazione. La sua particolare forma fa sì che, una volta refrigerato e condensato tramite l'acqua fredda, cada e scenda attraverso questo vitale di carta, dove sono contenute le comunissime gocce d'arancia. L'etanolo si legherà appunto alle molecole di olio essenziale e filtrerà la carta. Quando raggiunge più o meno questa altezza, il sifone scende e ritorna tutto all'interno di questo pallone. E quindi il miscuglio di oli essenziali e di etanolo subirà una successiva distillazione per estrarre gli oli essenziali. È un processo molto semplice, però è importante per capire come le industrie, per esempio farmaceutiche oppure dei profumi, facciano i loro prodotti. E anche un modo per capire perché costano tanto gli oli essenziali produrli. Adesso Riccardo ci spiegherà la realizzazione del sapone. Allora, questo è il sapone come veniva fatto una volta dalle nostre nonne. E abbiamo usato la soda caustica, che è un prodotto anche comune che si può trovare anche nel supermercato, olio extravergine di oliva e oli e essenze naturali. Abbiamo mescolato per un'ora la soluzione sopra una piastra autoriscaldante e poi l'abbiamo inversato sugli stampini di silicone, quelli anche per fare i cioccolatini o i biscotti, e poi l'abbiamo lasciato a riposo per 6 settimane, perché così almeno la soda sarebbe neutralizzata, quindi non sarebbe stata più corrosiva. Professoressa Gattari, un complesso scolastico moderno e bellissimo, ci spiega com'è costituito? Sì, moderno e bellissimo, come potete benissimo vedere semplicemente dall'ambiente che ci circonda. È moderno perché ovviamente è nuovo, la struttura è nuova. È bellissimo perché è costruito e strutturato secondo i canoni della qualità e dell'efficienza dal punto di vista architettonico e didattico. Gli spazi sono molteplici, i laboratori sono diversi e diversificati a seconda degli indirizzi di cui già la mia collega Riccardi vi ha parlato, quindi dai laboratori di lingua, quelli di informatica, a quelli legati all'ambito chimico-sanitario. Spazi aperti all'interno dei quali circola un numero di studenti particolarmente elevato, un numero che potrebbe benissimo essere equiparato a quello di un paese all'interno della provincia di Macerata. E questo però non ci deve far dimenticare l'attenzione che la scuola pone all'alunno. Il fatto che il numero sia così importante, noi siamo sopra ai 1000 studenti frequentanti questa scuola, questo numero così elevato non ci deve far pensare che non ci sia un'attenzione alla persona, al singolo, che non sia una didattica fatta ad persona, ma per usare una dicitura che va tanto di moda da un po' di tempo a questa parte. Noi insegnanti abbiamo capito da tempo, e così deve essere, che nella scuola non si devono svolgere soltanto
soltanto i programmi ma si devono svolgere gli alunni. Gli alunni arrivano a scuola carichi di problematiche che si portano dietro dalla famiglia alla società, a ciò che li circonda, quindi hanno dei vissuti con loro che possono problematicizzare la frequenza della scuola, quindi rendere difficoltoso l'apprendimento o estraniarli dall'apprendimento stesso, e è nostro compito avere un'attenzione nei loro confronti, e questo noi lo facciamo sempre dal momento dell'accoglienza, da quando arrivano il primo giorno del primo anno fino a che non escono con un diploma in mano, e lo facciamo con cognizione di causa. C'è un personale designato, fra le figure preposte ci sono persone che sono particolarmente attenti a chi ha disturbi di apprendimento, i DSA, di cui si sente parecchio parlare da alcuni anni, insomma, o disturbi più gravi, diciamo, deficit più gravi, ma ci possono essere semplicemente delle persone con delle difficoltà che possono essere transitorie, che possono essere legate al carattere o legate al vissuto familiare o sociale, al bullismo, a tutto quello che di cui sentiamo parlare tutti i giorni. L'IS Matteo Ricci di Macerata su questo fronte è particolarmente attento, quindi considerate che il numero così elevato non fa assolutamente cadere la qualità dell'attenzione su questi ragazzi.